E qui a Collaluffi anche Bagà, il negozio, l'attività che si trova all'interno del centro commerciale Futura per fare la propria proposta agli sposi, ai futuri sposi. Abbiamo ripetuto anche l'anno scorso, eravamo presenti qui e quest'anno ho diciamo un po' allargato l'esposizione aggiungendo un po' di complementi d'arredo, diciamo che noi ci occupiamo fondamentalmente di bomboniere e allestimento per la cerimonia. Ma anche arredamento, biancheria. Biancheria, quindi abbiamo fatto un'esposizione un pochino più ampia quest'anno, ecco, proprio per proporre anche diverse soluzioni con questo stile un po' più, diciamo, country, shabby, che va molto di moda quest'anno, è uno dei, insomma, dei, sicuramente dei colori preferiti. E a proposito di cerimonie, dietro di noi l'albero, il classico albero della vita, a proposito proprio di allestimento. Infatti questo l'ho acquistato appositamente per, diciamo, allestire nelle cerimonie, soprattutto i matrimoni, sia per il significato che ha e poi perché indubbiamente è una cosa molto decorativa e anche molto d'effetto, e quindi sono rimasta affascinata, ho detto vabbè, lo proporremo quest'anno per i matrimoni che si faranno da noi. Eleganza in primo piano. Sì, ma poi soprattutto perché era diciamo una novità, ecco, e poi l'albero della vita in realtà è una delle cose che si cerca molto anche nella bomboniera, anche come oggetto d'arredamento per la casa, ecco, e quindi ho deciso che questo poi in fondo poteva essere un po' il pezzo forte dell'anno per le nostre cerimonie. Sognando e viaggiando, agenzia di viaggi per un viaggio di nozze da non dimenticare. Speriamo, il viaggio di nozze deve essere indimenticabile, no? E quali sono le mete che proporrete? Beh, le mete, diciamo, classiche per i viaggi di nozze che tutti amano, che sono gli Stati Uniti, la Polinesia, tutti i mari tropicali, diciamo, però soprattutto il viaggio che gli sposi desiderano. Nel senso che ognuno ha un sogno, no? Sognando e viaggiando, ma ognuno ha un sogno nel cassetto, e penso che il viaggio di nozze si sogna da sempre, da tutta la vita, da quando immagini il tuo matrimonio cominci a sognare dove vorresti andare in viaggio di nozze, cioè quel viaggio che fai una volta nella vita, anzi no, speriamo che si fa molte volte, ma non come viaggio di nozze, no? Di solito quali sono i viaggi più gettonati? Beh, diciamo sempre la massima richiesta è sempre New York, Stati Uniti. Però diciamo che ci sono le mete anche, adesso va molto anche la parte degli Emirati Arabi, l'Oman, ce ne stanno, diciamo, nuove mete, la Nuova Caledonia, tutta la parte dell'Australia, la Nuova Caledonia, le Fiji, sono molto molto richieste, dipende però sempre dal tipo di viaggio che vogliono gli sposi, c'è chi ama il mare, il relax totale, chi vuole, diciamo, le città e l'avventura. È sempre più in voga, sempre più frequente la lista di nozze proprio per il viaggio. Sì, diciamo che quasi tutti chiedono la lista nozze perché in effetti diciamo è un modo per fare il budget, diciamo, del viaggio, perché si convogliono i regali nel costo del viaggio ed è molto molto richiesta. Molti già convivono, molti hanno già casa, poi diciamo che in quella maniera diciamo tutti i regali si convogliono nella lista nozze e ci si assicura così, insomma, il viaggio di nozze magari sognato proprio per tutta la vita. Esatto, esattamente. Infatti diciamo è un modo per riuscire a avere magari il regalo, il viaggio che si desidera. Carlo.
Carlo Stocco, titolare chef di Colle Aluffi. Allora, una giornata ormai tradizionale, quella odierna, perché siete ritornati anche quest'anno, insomma, a proporre tutta una serie di interessanti iniziative proprio riguardanti il matrimonio e dunque i futuri sposi. Sì, ogni anno ci proponiamo con un evento che, dove partecipano diverse aziende. Noi collaboriamo con loro, gli sposi vengono e possono avere la possibilità di scegliere o meno le altre aziende che sono all'interno di Colle Aluffi. In questo caso non è una fiera, è proprio un evento dove ci sono di ogni situazione stanno diverse aziende. Quindi però diverse aziende che per il proprio settore propongono insomma il meglio di quello che è almeno del settore. Perfetto, e non ci sono dualismi. E quindi c'è un'azienda che vende abiti da sposa, un'azienda che è per i fiori, un'azienda che fa bomboniere, ogni singola azienda per ogni singolo settore. Colle Aluffi che cosa offre? Il logo, ormai lo slogan, il prestigio di esserci la dice lunga. Allora, Colle Aluffi è comunque prestigiosa per quello che è il nostro servizio, comunque sempre all'inglese, molto molto curato dal punto di vista anche delle attrezzature. Il bello è che adesso non c'è più l'affitto di una villa e un menù separato, tutto fa parte del menù, è contestualizzato e quindi la coppia che viene sceglie direttamente un menù e nel menù c'è tutto il costo che è inerente anche al costo della villa, sempre con l'esclusività, quindi non facciamo mai due matrimoni in un giorno, quando c'è un matrimonio non ci sono altre persone che vengono alla carta, ci interessa dare importanza soprattutto all'evento matrimoniale. E questo particolare non di poco conto. Beh, penso sia importante anche per le comunioni, per le cresime, per i battesimi. Noi diamo ogni stanza a ogni singola comunione, a ogni singola cresima, di modo che il servizio dei camerieri sia solo per quella comunione. Non è che i camerieri che servono alla comunione di una famiglia poi servono alla comunione di un'altra famiglia. Facciamo in modo che ognuno abbia la sua stanza, la sua riservatezza e quindi il prestigio esiste sempre, anche nelle comunioni. Allora, dal menù dinamico a menù alternativi l'offerta è davvero ampia. Sì, allora il menù dinamico è quello più gettonato. Dinamico significa che c'è un momento iniziale dove avviene un buffet dove in diversi angoli vengono messe moltissime ricette, c'è lo show cooking da parte dei miei collaboratori. Poi c'è il servizio a tavola che è fatto di due primi, il secondo, due primi e due secondi e poi si ritorna al buffet dove c'è una degustazione e un ventaglio di diversi tipi di dolci, compresa la torta monumentale, la frutta in bella vista, e poi ci sono angoli prestigiosi, li chiamiamo, dove c'è per esempio l'utilizzo della cioccolateria dei Napoleoni, dove mettiamo a disposizione dei cioccolati molto particolari che vengono fatti artigianalmente qui a Rieti e da un'azienda che è blasonatissima tra l'altro, e insieme a quello anche angolo dei marshmallow, dei confetti, l'angolo della frutta intesa anche alcolica, ora sono cose un po' particolari, sono tutte chicchette che ultimamente stanno prendendo passo, perché invece del free bar diciamo cerchiamo di proporre innovazioni in modo da creare un preziosismo anche nel free bar finale, non grappe, whisky, a parte quello, anche diciamo alternative a base di frutta. Qual è la capienza del vostro locale? 400 persone, circa 400, poi noi sfruttiamo al massimo 200 persone, ci piace avere al massimo 180-200 persone, mai 400, è difficile. In un matrimonio non può certo mancare la musica, perché è un giorno di grande allegrezza, e allora perché non scegliere Quattro col Matto, sia? Quattro col Matto è una festa, un divertimento, tutta musica dal vivo con cui ci si diverte. Ovviamente i generi più diversi secondo i gusti degli sposi. Esatto. E degli invitati. Sì, no, fondamentalmente degli sposi, perché poi la festa e il matrimonio è il giorno degli sposi. Qualsiasi genere, qualsiasi tipo di musica, purché faccia divertire. Qual è il genere più gettonato solitamente? Anni 70-80, non moriranno mai. Generi più belli, quelli della musica quando era suonata, bella e divertente. Il vostro è un gruppo?
Il nostro è un gruppo composto da 5 persone, batteria, basso, tastiera, chitarra elettrica e voce, tutto suonato dal vivo, divertente, un party, l'allegria portata nella festa. E a Colle e a Luffi per questa giornata dedicata al matrimonio anche Q Casa Rieti per una casa allegra, perché l'allegria fa bene al matrimonio. Sì, Q Casa è un negozio nuovo che punta proprio sull'allegria e sui colori, e non è un caso che poi la nostra frase sia Q Casa è una casa allegra, proprio perché abbiamo puntato e puntiamo come nuova attività sul colore, su marche molto giovanili, versatili per le case da vivere tutti i giorni. Un genere sicuramente moderno che attira in modo particolare. Sì, un genere moderno ed anche molto particolare. Abbiamo proprio degli articoli ricercati per dare delle risposte customizzate ad ogni cliente e non solo. Il nostro negozio e il nostro store, essendo fatto di ragazzi, giovani, creativi, e noi lavorando molto con il 3D e l'innovazione, abbiamo creato degli articoli proprio adatti a Rieti che hanno avuto un successo enorme, e siamo felicissimi di questo perché il Made in Rieti sta facendo il giro del mondo grazie a delle tazze parlanti. E in questo come quella che in questo momento hai in mano e che ci tieni in modo particolare a mostrare, perché? Ci tengo in modo particolare perché sono state proprio create da noi e quindi da questi ragazzi che hanno fatto un lavorone, e queste tazze in questo momento mece troi con le varie traduzioni in inglese del senso delle frasi, gli occhi espressivi rispetto alla frase che dicono, e sono talmente tanto piaciute che sono state acquistate non solo un po' in tutta Italia, ma addirittura in questo momento sono andata a finire in Spagna, in Germania, in America Latina. E la cosa bella è che ci hanno dato una grande azienda che in questo momento ci ha chiesto una partecipazione, e stiamo partendo con la produzione in dialetto romano, toscano e napoletano. E però la cosa bella è che è partito tutto da Rieti, è un Made in Rieti vero. In un evento come questo non si può non parlare di arredamenti, e quando si parla di arredamenti di qualità il riferimento va subito a Roberto Nobili, siamo al Limiti di Greccio. Allora Riccardo, anche voi qui oggi. Sì, intanto grazie e buona serata. E siamo qui come tutti gli anni presenti con il nostro piccolo spazio, che però diciamo come tutti gli anni ci dà delle possibilità di farci presentare un po' al pubblico, per chi ci conosce e per chi non ci conosce. Oggi cosa esponete? Oggi abbiamo qui a disposizione dei partecipanti, abbiamo un letto con contenitore, divano letto e un divano componibile che ci può insomma soddisfare per quelle che sono le ultime tendenze diciamo di arredamento moderno per la casa. Le offerte di Roberto Nobili sono molte di più, dalle cucine alle sale, ai tinelli e non solo. Sì, ci occupiamo di arredamento a 360 gradi e progettazione e tutto ciò che riguarda l'ambiente casa. Quali sono le preferenze più gettonate dagli sposi? Beh, sicuramente oggi il moderno ha preso piede in maggior modo rispetto al classico. Qualche amante ancora delle cose in legno c'è, però abbiamo arredamento diciamo soprattutto per persone giovani che ci danno diciamo la possibilità di stare qui presenti. Quindi prevalgono soprattutto i colori chiari nella scelta dei mobili? Sì, le tendenze sono sui colori chiari, diciamo il bianco è tornato di gran lunga il più gettonato, mentre abbiamo anche il canapa, tutti i colori tenui comunque abbinati anche a cose un po' più forti che danno un po' di stacco e di piacere, insomma, di colore.
Un giorno importante, quello del matrimonio, un giorno che in teoria dovrebbe essere indimenticabile. Allora, la sposa, la donna per eccellenza in quel giorno, la donna più bella, cura particolare dunque all'estetica, ma non solo. Allora, oggi qui a Colle Aluffi anche Elena di Fashion Total Look in via Garibaldi a Rieti. Sì, siamo Fashion Total Look, centro estetico e parrucchiera, ci occupiamo dell'estetica in generale. Per questo evento chiaramente ci occupiamo del trucco e dell'acconciatura. E, è chiaro che comunque la sposa certo ci tiene moltissimo ad essere bellissima quel giorno, quindi noi cerchiamo di darle tutta la nostra professionalità e comunque di coccolarla un po'. È importante in quel giorno è comunque il viso, diciamo che il viso, quindi quello che concerne un po' il trucco, ma anche tutto il lavoro che viene fatto comunque prima, quello è importantissimo, perché per avere un buon risultato finale c'è poi un buon lavoro dietro, quello è fondamentale. Un trucco che dovrà essere inevitabilmente delicato e abbastanza leggero. Esatto, un trucco che esattamente deve essere delicato, però questo poi dipende molto anche dalla personalità della sposa, quindi questo è chiaro. Può essere delicato, romantico, ma non mancano anche le grintose, devo essere sincera. Romina, eccoci qui. Allora, una cura particolare ovviamente anche per i capelli, capelli da sogno nel giorno delle proprie nozze, e quindi quali sono le tendenze più in voga? Capelli sciolti, capelli raccolti, semiraccolti? Ma diciamo che va molto il fiabesco, come è un po' tutto il matrimonio. Quindi viene molto richiesto il capello sciolto, morbido, e come un po' le principesse, no? Difficilmente, soprattutto ecco, negli ultimi periodi abbiamo trovato ragazze che possa piacere il capello completamente raccolto. Un capello comunque voluminoso oppure no? Sì, è abbastanza voluminoso. Diciamo che andiamo molto sul naturale, una cosa morbida, naturale, proprio semplice ma allo stesso tempo lavorato in un certo modo, per far sì che insomma duri anche tutta la giornata. E abbiamo avuto dei buoni risultati con le ragazze, e le abbiamo riviste, abbiamo vissuto con loro tutte le emozioni, siamo state veramente contente. Fino ad oggi insomma il nostro lavoro è stato apprezzato e noi abbiamo apprezzato molto di essere state scelte dalle ragazze. E ovviamente prima della scelta della pettinatura finale definitiva, ovviamente spazio a qualche prova? Assolutamente sì, noi veniamo subito dopo l'abito. La cosa più principale deve essere l'abito, a seconda della scelta dell'abito, quindi la tipologia, lineare, romantico, pizzo, insomma a seconda di questo veniamo subito noi per scegliere l'acconciatura, il trucco più adatto allo stile. E influisce molto anche gli accessori, quindi dipende molto se la sposa indosserà il velo, se sarà un velo corto, se sarà un velo lungo, se sarà un cappello o se non indosserà nulla, e quindi lavorare su capelli sciolti senza vincoli, diciamo. Ovviamente i dettagli da curare sono insomma davvero innumerevoli, anche se non si direbbe. Assolutamente sì, perché poi ovviamente ogni sposa ha la sua tipologia di capello, per quanto riguarda le lunghezze, quelle possiamo giocarci come vogliamo con tutti i nostri bei trucchetti, ci sono le station, infoltimenti eccetera, però in base poi anche al come si vede meglio la ragazza, perché non difficilmente insomma oggi troviamo quelle spose che vogliono essere completamente stravolte oppure essere completamente diverse, no? E però ci lavoriamo, facciamo delle prove, vengono al salone in maniera tale che così ci conosciamo anche con la ragazza, conosciamo bene i gusti, ma poi poterla consigliare al meglio ovviamente. Assolutamente, sì. Thank you.
Nel 1978 Boutique La Sposa a Rieti in via Liberato di Benedetto, garanzia di qualità, di gusto in tema di abiti da sposa, da sposo, ma anche bomboniera. Quali sono le tendenze che proponete per quest'anno? Allora, quest'anno principalmente i colori, oltre alla base del bianco che c'è comunque sempre, ci sarà un po' di rosa cipria, un po' di rosa salmonato, il vecchio verde Tiffany che ormai insomma sta andando via, però c'è ancora un po' di richiesta. Il bianco? E il bianco sarà sempre presente sulla sposa perché comunque è il colore simbolo, diciamo, della sposa. Non mancherà nemmeno l'avorio, immagino? No, l'avorio sempre presente, tra qualche anno sicuramente i grandi stilisti cominciano già da quest'anno a riproporre, però ci vorrà qualche anno insomma per riprendere quella bella tonalità leggera ma molto raffinata. Per ciò che invece riguarda l'abito dello sposo, nero ma anche il blu? Sì, il nero, il blu e il grigio sono sempre state le tre tonalità degli sposi. È tornato molto il tight, il mezzo tight, e questa richiesta dei ragazzi con i cilindri che magari fanno un po' più scenografia, però sono simpatici, allegri, a volte insomma fanno la differenza, no? Si vogliono anche loro distinguere, altrimenti veniva vista sempre soltanto la sposa. Bene, oltre agli abiti, spazio, lo dicevamo all'inizio, anche alle bomboniere. Sì, abbiamo dal 78 anche le bomboniere, cerchiamo di seguire sempre tutto ciò che riguarda ovviamente la richiesta delle ragazze, sia dal prezzo e dal gusto e da tutto quello che concerne insomma la preparazione della bomboniera. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Thank you.